bentornati amici di Rete 8 Sport dal bar Profeta di Pescara, a cena con questa sera con Gabriele Zappa, difensore del Pescara. Ciao Gabriele, grazie per aver accettato il nostro invito. Piacere. Come i tuoi colleghi, dopo potrai assaggiare tutto, però prima ci dovrai un po' raccontare Gabriele Zappa. Intanto Gabriele, sei cresciuto con l'Inter, 5 anni con la formazione nerazzurra, ora 4 anni a Pescara. Questo lo possiamo considerare uno step della tua carriera? Ma sicuramente è uno step molto importante, perché appunto finalmente mi potrò mettere a confronto nel calcio dei grandi e nel calcio che conta. 4 anni di contratto vuol dire che ti hanno parlato bene di Pescara e subito accettato la proposta, no? Sì, mi hanno parlato fin da subito tutti molto bene di Pescara, è una piazza molto importante. Ho parlato anche con Davide Bettella, che giocava con me in primavera, e mi ha parlato subito bene dell'ambiente, della società e anche della città. Si vive molto bene, mi ha parlato tutti benissimo. Tra l'altro so che hai anche giocato con Andrew Gravillon, no? Sì. Ex giocatore del Pescara che avete appena battuto nella partita con l'Ascoli. Andrew, che ti ha detto di Pescara? Ti ha detto qualcosa? Anche lui subito mi ha parlato benissimo. Ci siamo sentiti poco prima che lui firmasse con l'Inter e io col Pescara, ci siamo sentiti e mi ha parlato molto bene. Ogni tanto ancora lo sento per sentire come vanno le cose. Senti, dai, Gabriele, quanti anni hai? Si può dire l'età, sì? Quanti anni hai? Io? 20, il 22 dicembre faccio 20 anni. Quindi ancora 19 anni, ancora non metti il 2 diciamo tra i tuoi anni compiuti, quindi 19 anni, hai già tante cose da raccontarci. Cominciamo dal piccolo Gabriele Zappa. Il piccolo Gabriele Zappa dove ha iniziato a giocare a calcio? Ho iniziato alla Kosov, a Villa Santa, che è la squadra del mio paese. Ho fatto 6 o 7 anni quando ero piccolo. Poi sono passato un anno alla Nuova Usmate e un altro anno all'Accademia Inter, ho fatto i giovanissimi con l'Accademia Inter e poi subito dopo sono passato all'Inter. L'Inter è chiaramente una delle squadre più prestigiose del calcio europeo. Eri uno mezzala quando sei entrato all'Inter, vero? Eh sì, quando ero più piccolo giocavo da mezzala. Poi quando sono arrivato all'Inter, mister Gianmario Corti mi ha cambiato ruolo, mi ha fatto giocare ancora qualche partita a mezzala e poi mi ha spostato terzino. Ti ha spostato terzino? Secondo me è il ruolo tuo, anche se da quinto di centrocampo probabilmente puoi liberare tutta la tua potenza e esprimere tutte le tue caratteristiche. Sì, il quinto di centrocampo mi piace come ruolo, appunto perché ho più possibilità di attaccare. Se ti dovessi dire una giornata che non dimenticherai mai in maglia nerazzurra, un giorno particolare, che mi racconti? Ce ne sono tanti, perché appunto le partite che ho fatto con la prima squadra sono state indimenticabili, ma anche il semplice fatto di aver marcato giocatori a livello mondiale molto forti come Icardi, Perisic, tanti giocatori. Però anche i successi con la primavera, il torneo di Viareggio e i due scudetti sono state delle giornate indimenticabili. Com'è stato l'uno contro uno con Icardi? È tosto, non è facile da marcare, devi dare sempre il meglio di te. Mica ha fatto gol, no? No, mai. Con te no? Con me no. E Perisic? Anche Perisic è molto difficile da marcare, perché è una forza fisica prepotente, difficile da marcare. Hai detto l'esordio in prima squadra, ci racconti quel giorno? Non, purtroppo non in partite ufficiali, in amichevoli, però ci mancherebbe. È stato davvero emozionante. E una data che difficilmente scorderò. Chi era? Qualche compagno di squadra tua in quell'11? C'era, vabbè, Andanovic in porta, Gagliardini, De Vrij. Una squadretta tranquilla. Invece con Luciano Spalletti hai lavorato anche con lui, com'è stata l'esperienza con il mister? Ma sicuramente è stata una bella esperienza, anche perché mi dava tanti consigli, mi ha fatto capire che comunque ci teneva a me e che migliorassi, quindi sono contento appunto di aver avuto a che fare con lui. Primi mesi qui a Pescara, che idea ti sei fatto della città? Non parliamo di calcio. Ma sicuramente si vive davvero bene, solo il fatto che ci sia il mare mi sembra tutto diverso. Che perché quest'estate no, sembra non voler finire mai, no, per il momento? Davvero, per adesso ci sono ancora 25 gradi, quindi no, si sta davvero bene, si vive molto bene. Per adesso mi ha fatto un'ottima impressione. E nell'11, o meglio, nella squadra, come ti stai trovando? No, mi sto trovando molto bene, anche con i compagni più vecchi, danno molti consigli e ci aiutano a noi più giovani, quindi
mi sto trovando molto bene. Purtroppo l'infortunio di Balzano, purtroppo per Antonio, ti ha anche un po' liberato la strada davanti, no? Devi cogliere questa opportunità? Sicuramente, ovviamente mi dispiace molto per Antonio, perché un infortunio così è brutto, però devo cercare di cogliere questa occasione per mettermi in mostra. Parliamo anche un po' di nazionale, sei da sempre nel giro azzurro, che emozione è vestire la maglia azzurra? Un'emozione incredibile, perché comunque ogni volta che giochi sai che devi rappresentare il tuo paese e quindi devi dare qualcosa in più. È davvero un'emozione incredibile. La prima volta in azzurro te la ricordi? Non la scorderò mai, perché... Che categoria era? Era l'Under 18 e ho esordito contro l'Inghilterra e ho marcato un giocatore molto forte che si chiama Nelson, che adesso gioca all'Arsenal in prima squadra. E quindi è stata dura. Sei ancora nel giro della nazionale, perché fino a dicembre sei ancora Under 20, poi ti toccherà conquistarti la chiamata in Under 21. Sì, io ci proverò. Non è facile, perché ci sono tanti giocatori forti in Under 21, però darò il mio meglio appunto per ricevere una chiamata. Raccontiamo un po' l'inverno dell'anno scorso, quando con Gravillon c'è stato questo scambio con l'Inter. Gravillon dal Pescara è tornato all'Inter e tu sei arrivato a Pescara. Com'è nata la trattativa? Io, parlando con il mio procuratore, appunto gli dicevo che stavo scalpitando perché volevo provare un'esperienza in prima squadra. E appena mi ha detto che stava nascendo questa trattativa con il Pescara ero contentissimo, e per fortuna è andata a buon fine e sono molto contento di come è andata a finire. Ma quindi seguivi un po' poi l'anno scorso il Pescara nella parte finale di stagione? Sì, anche perché col fatto che c'erano i playoff magari ti ritrovavi in Serie A contro l'Inter, ci è mancato poco? Ci è mancato poco, quella sì. Semifinale col Verona l'hai vista? Sì, l'ho vista. Partita molto sfortunata per il Pescara nella gara di ritorno. Zauri, che allenatore è? Fin dai primi allenamenti mi ha impressionato molto, anche perché col fatto che ha giocato tanti anni in Serie A comunque ci può dare tanti consigli sul campo. E infatti mi sono trovato fin da subito molto bene e per me può fare molto bene come allenatore. Nella linea difensiva accanto a te c'è un giocatore che ha vestito la maglia dell'Inter per tanti anni, si chiama Ugo Campagnaro. Credo che da lui ci sia tanto da imparare, no? Ugo è un grande, perché arrivare alla sua età con quel fisico è davvero impressionante. Poi, vabbè, per quanto riguarda il campo, lui ci può dare una marea di consigli, perché avendo fatto tanti anni in Serie A a livelli molto alti, sicuramente ci può dare una mano a tutti. Gabriele Zampa è cresciuto con quale mito di calciatore? Da chi ti ispiri? Quando ero piccolo mi piaceva Kakà. Però diciamo che non era proprio il tuo ruolo. No, e infatti poi mi è sempre piaciuto Maicon per quanto riguarda il mio ruolo, però ci sono tanti giocatori come Dani Alves, Cancelo. Cancelo appunto l'ho potuto vedere ho potuto allenarmi insieme a lui e quindi mi ha impressionato molto. Io non so se si può fare, Antonio, intanto saluto Antonio D'Ottavio dietro la telecamera e con il montaggio. Un'eccezione si può fare, Antonio? Un primo piano stretto su Gabriele? Adesso vi spiego perché. Perché Gabriele ha detto che è cresciuto anche guardando Joao Cancelo. Sei uguale fisicamente, ti assomigli tantissimo. Te l'hanno detto? Sì, me l'hanno detto. Anche mia mamma mi ha detto che ogni tanto quando guardava gli allenamenti in televisione non riusciva a riconoscermi perché ci assomigliavamo anche tanto. Anche proprio come movenze, oltre che diviso. Magari difendi un po' meglio di Cancelo. No, io non mi permetto di giudicare un giocatore di così alto livello. Però comunque gli somigli. Anche il taglio dei capelli, il viso. Abbiamo fatto bene il primo piano, no Antonio? Giusto, somiglia a Cancelo. Fammi un segno, ha detto di sì Antonio nella telecamera. Che ti aspetti da questa stagione in maglia bianca-azzurra? Io mi aspetto una grande stagione. So che ci sono, cioè i tifosi si aspettano tanto da noi e quindi speriamo di poter fare bene. A livello personale spero di giocare il più possibile, di fare il meglio possibile, di dare tutto per questa squadra. Ti hai mai immaginato di segnare un gol decisivo con la maglia del Pescara? Ci hai pensato? Ci ho pensato. Che faresti? Non lo so, probabilmente lo dedicherei a mia mamma e mio papà per tutti i sacrifici che hanno fatto e anche alla mia ragazza perché mi sta sempre vicino. Queste sono parole molto molto belle. La nazionale Under 20, ti aspetti un'altra chiamata adesso prima di dicembre o... Io spero. Quella che viene.
Se non verrà questa chiamata, punterò da gennaio in poi a cercare di farmi chiamare in Under 21. Primo impatto con la B, cosa mi puoi dire? Non è facile, perché comunque i ritmi si alzano rispetto alla primavera, però spero di potercela fare. Ti mi ha incuriosito prima quando hai detto che in allenamento ti è capitato di marcare Icardi, ma che significa per un ragazzo giovane trovarsi con la stessa maglia di Icardi? È emozionante, perché comunque sai che stai marcando un giocatore che poi la domenica va a giocare davanti a 80.000 persone e magari fa due gol. Quindi sai che è un giocatore molto forte. Con te non ha segnato, no? Non gli hai fatto fare gol, vero? Anzi, magari gli hai rubato palle e sei ripartito. È capitato, magari. Quindi, a oggi chi guardi con un occhio particolarmente interessato di terzino nel mondo, oggi? Ce ne sono tanti, ma io anche D'Ambrosio mi sono trovato molto bene con lui, anche come persona, una bravissima persona. E è un bel terzino, mi piace, però ce ne sono davvero tanti, appunto anche Cancelo mi è sempre impressionato per le sue qualità. A me invece tu hai impressionato, adesso al di là del risultato della partita, quando sei entrato a Cittadella, perché hai dimostrato personalità, hai dimostrato di avere tanta gamba e ti sei preso le tue responsabilità, saltare l'uomo, andare verso il centro del campo, un po' come facevano Dani Alves e come fa Cuadrado. È una mia caratteristica, mi piace quando ricevo palla entrare verso il campo con la palla e poi magari passare la palla. Esatto. Ma preferisci più a 4 o a 5? Non lo so, perché in partita non ho giocato tante volte a 5, quindi dovrei provare e poi ti saprò dire. Va bene, magari ci saprei dire con un sorriso, vuol dire che l'esperimento è positivo. Un sogno per il futuro? Penso, sogno in breve, andare con il Pescara in Serie A. Questo è un sogno realizzabile, molto realizzabile. Io te lo auguro veramente anche per i tantissimi tifosi del Pescara, te lo auguro di cuore. Invece il sogno chiuso nel cassetto, quello magari impossibile da realizzare, però chissà, non si sa mai. Vincere la Champions League o partecipare anche a un mondiale. Quale sarebbe... maglia? Basta vincere la Champions. Esatto. Però con la maglia dell'Italia al mondiale. Eh beh, ovvio. Ovviamente. Un giocatore in B che ti ha impressionato in questa prima parte di stagione che hai visto? Puoi dire anche un tuo compagno di squadra? Compagni di squadra ce ne sono tanti che mi hanno impressionato. A partire anche da Busellato, che molte volte gioco con lui e mi trovo molto bene, mi dà tanti consigli. Chi corre di più tra De Busellato? Bella sfida. Per me lui, dai. Ma di più? Lui. Sì. Lui. Galano, come ti sembra? Galano ha una grandissima qualità, ha tanta qualità, e è un giocatore che da un momento all'altro può risolverti la partita. È un giocatore importante per noi. Siamo arrivati in chiusura e io vorrei fare con te un brindisi. E il brindisi scegli tu, a cosa brindiamo? Al tuo primo sogno? Va bene. Possibile prendiamo. Promozione? Speriamo. Bocca al lupo. Credo, grazie. Amici di Accena Con, abbiamo conosciuto da vicino Gabriele Zappa, uno dei giovani più importanti del calcio italiano, sta facendo strada con il Pescara. Ringrazio te Gabriele, ringrazio Antonio D'Ottavio, telecamera e montaggio, e ci vediamo la prossima settimana, sempre a Accena Con. Ciao.